Ciao, nuova recensione. Adesso verranno una serie di recensioni sulle Animators, le Animators Collection, sì, della Disney. Ne ho prese tre. Sono andata domenica 1 febbraio al Disney Store di Verona e io ho preso tre Animators. Allora, una, questa, lei, Biancaneve, bellissima. L'ho presa perché mi mancava nella mia collezione e in realtà era una delle prime che volevo prendere. Quando ho cominciato a collezionarle, parlo di quando ancora c'era la prima ondata, diciamo così, di queste bambole. E, però, quando sono andata lì, praticamente c'era solo una e non era proprio così bella. E la parete era piena, piena di Pocahontas, che mi guardavano con quella loro faccina triste, che mi dicevano: "Ti prego, prendici! Prendimi! Devo essere coccolata!" Ecco, vabbè, scusate. ok. E allora ho preso Pocahontas. Poi vabbè, sono tornata lì. Biancaneve, non c'era più, cioè non l'ho più vista. E quindi ho preso questa, che è la terza ondata, la terza versione. Scusate. Ok. Allora, come potete vedere, l'ho già deboxata. L'ho già deboxata perché lo sapete anche voi, quanto sia difficile deboxare una bambola Disney Store in generale, cioè non solo queste, e che queste qui non hanno nemmeno tante cose, tante come cavolo si chiamano quei ferretti, quei legacci di ferro, come si chiamano, plasticati, insomma, quelli là. Come sapete, io deboxo sempre tutto, tengo le scatole e che volevo dire? E poi raccomando anche a chi non deboxa di solito, cioè che le tiene dentro nella scatola perché per la polvere, perché va a sapere te, ecco, comunque di togliere i ferretti, perché io ho visto, questa no, questa era anche messa bene, a parte i capelli, che ce n'era uno che praticamente veniva qua dal collo e si inseriva qua nei capelli per fissarla qua dietro, vedete? Qua dietro. Aiuto! C'era il ferretto che era praticamente impigliato nei capelli. Cioè, io non lo so, io mi chiedo ancora come facciano a legarle così. Cosa hanno paura? Che scappino? Cioè, non lo so, potrebbero fare come fa la Mattel, che usa quelle cose di plastica leggere, quelle con quella specie di cosettino finale, così, no? No, invece usano queste cose qua. Cioè, usano queste. Queste sono il male. Queste qui sono il male perché se la bambola rimane lì per un po' di tempo, rovinano la bambola. Io ho visto delle bambole rovinate, cioè tipo qua al collo è segnato, poi tipo qui sui calzini, perché questa qui per esempio ne aveva uno qua che era questo. Aspettate, ecco questo qui, che c'è anche questa plastichina qua in mezzo intorno al collo. Poi ne aveva uno qua sul braccio dietro, che per fortuna non ha rovinato niente, ecco. E poi ne aveva altri due qua,
qua sul qui sui piedi, cioè qua sulle caviglie. Scusami, Bianca, Biancaneve, ecco, stai su, ok. Fatto sta che io ho visto diverse bambole, e soprattutto tipo qui sui piedi, rovinate, cioè che, come dire, non taglia, però lascia una piega sul calzino. Per cui ho a lungo andare, anche quelli che mettiamo li tengo nella scatola. Toglieteli questi, toglieteli, perché non fanno bene alla bambola. Cioè, se poi un giorno, che so, decideste di rivenderla e chi la compra la deboxa, cioè, è brutto da vedere tutti quei segni, anche sul collo, sul braccio. Sul braccio io ho visto addirittura che lascia proprio un segno, si sporca, si rovina la plastica. Io sono convinta e avevo letto sta cosa anche sul gruppo che frequento, su uno dei gruppi, che non, cioè, queste cose qui non sono fatte per lasciarla la bambola nella scatola. Cioè, va bene tenerla nella scatola perché non si impolveri, però tipo toglietela da sto coso, oppure lasciatelo, però comunque togliete tutti i legacci, ecco. Comunque, allora, per il deboxing vi lascerò il link in descrizione dell'altra bambola che ho recensito, che era bella della la seconda versione, quella col vestito giallo del ballo, quello più elaborato, perché ne ho preso un'altra di Belle, però ve la faccio vedere dopo e vi spiego perché l'ho presa. Vi lascio il link in descrizione e poi vi lascio il link, se riesco a trovarlo, della scheda con su tutte le bambole della prima, la seconda e la terza edizione. Queste qui sono la terza edizione, perché hanno di nuovo l'animaletto. Però alcune sono diverse, cioè sono diverse, le hanno fatte con i capelli più corti, alcune, per esempio Pocahontas, invece che avere i capelli lunghissimi fino quasi al ginocchio, ce li ha tagliati qui più o meno a questa altezza. La terza ondata, diciamo, sono carine, però alcune non le hanno curate benissimo, almeno dal punto di vista dei collezionisti. Comunque, adesso, intanto lei la lasciamo qua così. Cade. Poi lei andrà su, di sopra, vicino alle altre animators. Procediamo col descrivere la scatola. Allora, la scatola è sui tre lati, uno, due, tre, di plastica. Il resto è cartoncino. Qui c'è, vabbè, 3+. Aspettate, qua così, 3+, che vuol dire sopra i 3 anni, perché potrebbe avere piccole parti che possono essere ingoiate. Qui c'è il simbolo del Disney Store. Infatti anche c'è scritto qua, warning, choking hazard, small parts, cioè attenzione, potrebbero soffocarsi perché ci sono delle piccole parti, non per bambini dai 3 anni in giù. Poi qui c'è l'artwork di Snow White, di Biancaneve, aspettate, si vede? Sì, ecco così. Troppo grande, tocca il soffitto della scrivania, perché sopra c'è il letto. Vabbè, comunque, che è molto carina. Che carina! Ah, gli manca il mantello, quasi quasi lo faccio io dopo, vabbè. Si vede appunto l'artwork di Biancaneve, che è scalza. Ma vabbè,
Arthur di Biancaneve, poi Disney Animators Collection e Snow White, che è appunto Biancaneve in inglese. Poi qua sui lati e anche dietro ci sono i vari schizzi per il personaggio. Qua c'è un ghirigoro che sembra un po' una specie di tiara o di corona, ok? Con questa finestra, con questa rotondità, che poi riprende anche quello che c'è qua dietro, vedete? Con un bordo rosso tutto intorno, così, che poi prosegue fino a qui. Poi riprende qui e poi va di nuovo dietro, è uguale dall'altro lato. E poi qua ci sono altri schizzi, sempre di Biancaneve. Dietro c'è questa specie di sì, arco, tipo, con il solito ghirigoro, che sembra appunto una coroncina, una tiara, un qualcosa del genere. Poi c'è Disney Animators Collection. Qua c'è la foto di Glinkin, che è quello che è appunto è uno degli animatori che ha fatto il design per questa particolare bambola, questa particolare Animators. E poi qua c'è la solita spiegazione. Ecco, avrei dovuto prendere una scatola di quelle vecchie perché avendo anche quelle della prima wave, della prima versione, queste sono un po' diverse. Magari lo farò con un'altra. Prenderò sì, un'altra di quelle che ho preso perché ne ho prese tre. Ho preso appunto lei, Belle e Merida. Merida l'ho presa perché voglio farla diventare qualcun altro, ma ve lo dirò nel suo video. Comunque, qua c'è scritto vediamo celebrando il heritage l'eredità dell'animazione classica Disney, queste giovani versioni delle vostre favorite principesse Disney sono state immaginate e create sotto la guida degli animatori più famosi del Disney Animation Studio, e portando il personaggio alla vita nella versione, nella maniera più autentica possibile. E poi c'è la descrizione di Glinkin. Vabbè, comunque ve lo inquadro. Si vede? Sì. Ecco, ve lo inquadro. Poi se volete stoppate il video e ve lo leggete, perché è un po' lungo da tradurre, scusate. Cioè, io riesco a leggerlo in inglese, però quando si tratta di tradurlo, cioè, no. Nel senso, avete visto altri miei video così, vediamo, aspetta un attimo che... Dopo dovrò salvare un po' di video perché qua mi rimane ancora poco, vabbè. Comunque, è questo per quel che riguarda la scatola che adesso metto qua a lato. Poi è pieno di roba, sto facendo un custom con un pony. Vabbè. Ora passiamo alla bambola. Allora, la bambola era dentro questo cartoncino blu, tutta legata, poveretta. Qui poi penso che lo butterò via perché tanto non è che mi interessi tenerlo. Qua c'è la plastica per la testa, eccetera. Ecco. Allora, la bambola è molto 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 carina.
Da dove posso cominciare? Cominciamo dalle scarpe. Ho fatto a sbattere la testa. Allora, le scarpe sono gialle e sono delle. Ah, riesco? Sì, ok, perfetto. Allora, le scarpe sono gialle, sono delle ballerine, credo. Hanno questo passante qua così, vedete, con un fiocchettino qua a lato molto carino e poi c'ha questi calzettini bianchi corti. Il vestito è quello classico che lei indossa quando il cacciatore la porta nel bosco per ucciderla su commissione della regina malvagia di Grimilde. Ecco, gonna gialla con un pizzo molto carino in fondo. La parte sopra è blu, con le maniche un po' più chiare, con dei come si dice? Con l'interno rosso, qua è stampato. Però, se avessero fatto un buon lavoro, avrebbero fatto la doppia stoffa con appunto queste qua che sono delle pence, delle pieghe, ecco, con l'interno rosso praticamente. Non so se avete presente, tipo, vabbè, guardate qualche illustrazione di Biancaneve e capirete. Poi, come animaletto ha un uccellino azzurro che aspettate, lo tolgo così ve lo faccio vedere bene, poi lo rimetto anche un po' meglio perché qua stai su, brava. Allora, questo uccellino azzurro con la sua etichetta, con scritto solo nuovi materiali, fibre di poliestere, made in China, vabbè, con anche regno PA 1, 2, 3, 1, 2, no, 1, 2, 4, 3, 5, HK, non so cosa voglia dire, sarà numero di scusate, numero di registrazione. Comunque, questo è l'uccellino. La fattura non è proprio una delle migliori, però è carino, non mi dispiace. Ecco, uccellino azzurro classico, di quelli che poi svolazzano intorno a Biancaneve, prima che raggiunga la casetta dei sette nani e anche dopo. Cavolo, ok. No, mi sa che lo lascio così perché so se riesco. Magari ne metto un altro così lo fisso meglio. Comunque, poi qua sul colletto c'è questo pizzo. Il visino è molto paffutello. Verrebbe da peach peach, da pinciarle le guanciotte. Sulla bocca questo rossetto rosso chiaro, al nasino a patatina, un po' all'insù, molto carino, vedete? Aspettate, ecco, riuscite a vedere un pochino all'insù. Gli occhi sono grandi, guardano da questa parte, guardano verso la sua destra e la nostra sinistra, ecco, verso sinistra se la guardate dal davanti. Sono di color marrone con una nota qua intorno alla pupilla più chiara e non ha trucchi,
almeno non mi sembra, forse c'è un po' di, no, non ho neanche un po' di blush sulle guance, o forse sì, no, mi sembra sia normale. Ecco, ha le ciglia marroni scuro, castane, e anche le sopracciglia. I capelli sono neri, hanno questo ricciolo qua così, che c'ha su un casino di colla. No, beh, è un casino neanche tanto, solo sulla parte finale, diciamo così, per creare quella cosa tipica sua. Ecco, i capelli sono un po' più lunghi rispetto a come dovrebbero essere. Bisognerebbe un po' tipo raccoglierli lì così, forse. Sì. Erano tenuti insieme da questa retina che però io ho tolto. Mi sa che però forse potrei anche rimetterla, provare a vedere. Che succede se gliela rimetto? Boh. Vabbè, o la lascio così, tanto è carino lo stesso. Sono super morbidi come tutte le animator, sono bellissimi. Non credo che li laverò. Il fiocchetto rosso, che è fermato qua sotto con, no, niente, come non detto. Un elastico, oddio, no, guardate, cioè guardate, rosso. Ecco, questa è un'altra cosa che io odio di queste bambole, perché hanno le stoffe che praticamente, guardate, Dio, ah, rilasciano colore. Cioè, ma porca miseria, cosa vi costa fargli un trattamento prima di fissaggio del colore? No. No, bisogna farle pagare 30 euro ciascuna e poi ci sono queste cose qua. Cioè, guardate, guardate, è assurdo, assurdo. Adesso io la spoglio per vedere. Tolgo anche l'uccellino qui di nuovo, a vedere se per caso la giacchetta, perché di sicuro sono sicura. Infatti, ma porca miseria. Ecco. Cioè, con alcune, visto che alcuni si sono lamentati giustamente, ecco, hanno messo una specie di protezione, nel senso tipo della carta o roba simile. Adesso io voglio vedere dove è macchiata, anche perché così vi faccio vedere. Le mutandine che sono disegnate come l'altra. Se riesco a togliere sto vestito. Sì, infatti ha lasciato. Porca miseria. Ecco, io odio sta cosa. Le odio ste cose, veramente. Ecco, allora. Ah, bene. E qua c'è anche un'altra macchietta. Fantastico. Allora, come si può vedere, forse. Qua, si riesce a vedere? Qua c'è una leggera traccia di blu e anche qua dietro, qua si vede ancora di più. Aspettate, eh. Colgo, ecco. Qua dietro. Riuscite a vedere? Ecco qua. Qua c'è un'altra traccia di blu, di azzurro, insomma, che vuol dire che è qua il vestitino a stinto, che penso che. Potrei anche lavarlo, boh. E qui c'è una macchiettina nera. Vediamo se ce ne sono anche da altre parti. Sul braccio, no. No, per fortuna no. Vabbè, dai, me ne è anche capitata una abbastanza fatta, cioè nel senso fatta bene. C'è il braccio qua che è un po'.
cadente. Vabbè, è un po' mollo. Vabbè, va bene così, è uguale. E poi, come potete vedere, c'ha delle mutandine disegnate color giallo. Comunque, vabbè, a parte queste cose così, per il resto mi va bene. Poi, vabbè, qua la macchia si vede veramente appena appena. Tal più prendo un po' di acetone o qualcosa e vedo di cancellarla. O anche con del sapone, provo a vedere se riesco a lavarla con del sapone. Per il resto, a parte questi piccoli particolari. Ah sì, il fiocco poi qua davanti è fissato con del filo, per cui non si può rimuovere, ma fa lo stesso, va bene così. Dovrò invece questa qui, questa parte qua del rosso è veramente disastrata. Vabbè, comunque, a parte il resto, è bella, a me piace un sacco. Mi ero anche detta gli rimetto la retina, ma alla fine mi va bene anche con i capelli tenuti lunghi così. Non sono così disastrati come l'altra Animators che ho avuto. È molto carina, c'ha un visino veramente dolce. Comunque, questo è per quel che riguarda Biancaneve o Snow White, che dir si voglia. E adesso passerò a Belle, che poi appunto vi dirò perché l'ho presa. Al prossimo video. Ciao ciao!